Se è vero che la via procede secondo questa dinamica in su e in giù, noi ci chiediamo qual è il metodo quindi per operare in una via che sembra connotarsi come una dinamica ascendente e discendente. Quindi una delle prime cose importanti è di declinare questa via in su e via in giù con il massimo della nomenclatura possibile. Se io riconosco nella via in su l'eros, il puer, il fuoco, la forza vitale, la natura e così via, no? Quanto più riconosco questo slancio con diversi termini, quanto più io posso riconoscere nella vita le sue manifestazioni. Se io ho un nome per dirlo, ho un nome per riconoscerlo. Perché ricordatevi, non basta che io faccia un'esperienza. Se non ho un nome per dirlo, cioè la scatoletta dove metterlo, è come se l'esperienza non l'avessi fatta. O meglio, faccio un'esperienza grezza che poi però non so organizzare all'interno della mia personalità, all'interno del mio bagaglio per poter crescere. Quindi è estremamente importante. Quanto più amplio la cartografia del mondo, quanto più l'esperienza che io faccio può diventare ricca. E poi diciamo, ok, e qual è il metodo allora? Quale può essere un metodo? Perché ovviamente non è che la BTS sia l'unico metodo. L'importante è che il metodo sia coerente con la via, dicevamo. E diciamo anche che quindi il metodo della BTE ha diverse sfaccettature, ha diversi come io posso fare a restare sulla via, con diversi sguardi, con diversi aspetti metodologici. Quello che stiamo vedendo è questo. E quindi in questa ottica è utile e funzionale andare direttamente a quelle che ho chiamato le matrici archetipiche, dove vediamo i sette dualismi, no? I sette dualismi, quindi vivo, muoio, piacere, dolore, vinco, perdo, amo, odio, lascio, tengo, giudico, osservo, io sono io, è come se fossero le stazioni lungo questa salita, no? Noi possiamo focalizzarci su diversi aspetti, cioè questa salita che è la via in su in genere, che è la salita dell'Eros, noi possiamo riconoscerla come se passasse, come dire, io sto andando a Roma e posso riconoscere che c'è Piacenza, Parma, Bologna, Firenze, quindi è una lettura del territorio, del percorso lungo il territorio. Cosa sta succedendo a Piacenza? Cosa sta succedendo a Parma e via di seguito? Come sono messo con piacere e dolore? Qual è la fenomenologia della via dal punto di vista del piacere e dolore? Questa persona o io stesso, i contenuti che sto esprimendo sono vincolati dal piacere e dolore, per esempio, perché ognuno di questi step, visto in termini di dualismi, è l'area di miglioramento. Il limite piacere e dolore, io posso vedere quanto sono vincola, perché quanto più sono in giù, quanto più sono nella necessità, quanto più vado su, quanto più vado verso la libertà. Sono vincolato alla necessità del vivo muoio, pensiamo a questa situazione odierna, quante persone, per esempio, magari sviluppano una paranoia, stanno un'ipocondria, stanno chiuse in casa, si mettono 10 la mascherina anche nel parco, perché hanno paura di prendere il virus e morire. In quel caso il dualismo vivo-muoio è molto attivo e quindi è limitante, limita il tuo comportamento, limita la tua creatività, limita la tua vita, perché quello che conta per te, la tua psiche si focalizza su minaccia la mia vita o no. E quindi comprendete che questo è molto limitante, la via è in su. Però contemporaneamente, se noi riconosciamo un comportamento vincolato a vivo muoio, so anche che mi sta dicendo questa persona è lì per la sua area di miglioramento e accedere al piacere e dolore. Il prossimo step è trascendere e includere il vivo muoio. Cioè è chiaro che non faccio cose che mi fanno morire e faccio cose che mi fanno vivere, ma non sono più vincolato da quello nel mio comportamento. L'area successiva è il piacere e dolore. Faccio delle cose che mi piacciono, anche se potrebbero teoricamente mettere a rischio la mia esistenza, oppure rinuncio a temere che se esco, se vado a correre nel parco, prendo il virus e muoio, perché mi piace correre nel parco. Si è ampliata la mia area di comportamento, la mia area di coscienza, sto liberando più Eros, sto lasciando che l'Eros mi guidi di più. Ah, che bello respirare l'aria pura e correre, sentire le endorfine che si liberano. Se poi però io, visto che correre nel parco mi fa bene, passo la vita a correre nel parco, divento un
partito del fitness perché mi libera le endorfine e dedico il benessere della mia vita a correre nel parco, oppure alla sessualità, oppure al denaro, oppure rimango vincolato dalla necessità del piacere e dell'evitare il dolore. Quello che mi importa è che una cosa mi dia piacere e non mi dia dolore. Quindi qui non c'è etica, c'è sfrenato egoismo, edonismo, c'è uno stato di coscienza corrispondente. Se io fossi cronicizzato sempre nel vivo muoio, potremmo dire che sono nella posizione schizzoide. Noi la chiamiamo posizione e non carattere per definire il fatto che potrebbe essere che io passo in una posizione schizzoide in un certo momento. Ma definire uno schizzoide vuol dire catalogare in un certo posto, dire ah guarda stai passando da Piacenza. Non vuol dire sei un piacentino. Stai passando di lì, stai manifestando una fenomenologia schizzoide. Potrebbe essere che poi dopo vai lì o là o là. Quindi posizione schizzoide è una posizione che è vincolata estremamente dal vivo muoio. Piacere e dolore, dicevamo, è riconoscibile come una posizione caratteriale orale. Qui di fianco vi ho messo queste frasi, non ci sono. Lo schizzoide, se è minacciato da qualsiasi cosa, teme di non esistere. L'orale, sono giù, teme di si deprime. L'anale, vado giù, quindi quel costante timore di tornare giù. Il fallico, c'è questo gioco di su e giù, di superiorità e inferiorità. E ovviamente in queste posizioni possiamo riconoscere noi stessi anche, no? Cioè, passiamo di lì, la posizione cronicizzata, il trauma cronicizzato, e passiamo di lì sempre. A volte passiamo di lì anche noi. Riesco o non riesco? Se non riesco mi sento giù, se riesco mi sento giù. Il carattere fallico, narcisista, manifesta sempre il suo senso di superiorità e dietro le quinte al senso di inferiorità, vincolato al comportamento vinco-perdo, al dualismo vinco-perdo. Cioè tutto è in funzione del fatto che mi sento, mi fa sentire successo, mi fa sentire superiore agli altri, mi fa sentire potere, e a evitare ciò che mi fa sentire minacciato, senza potere, fragile, debole e via di seguito. Sto bene se vinco. Sto bene se sono il migliore, sto bene se sono nella posizione di successo, se ho la macchina più bella, se ho la donna più bella, se ho i soldi, via di seguito. Anche qui, trascendere e includere, nel senso che non è che devi essere per forza povero, brutto e perdente. Avere un certo successo, riuscire ad avere il tuo posto nel mondo, riuscire a fare le cose che fai, esprimere il tuo potere personale, ovviamente, è qualcosa di importante per far salire l'eros. Lo step successivo, amo-odio, possiamo dire che qui il discrimine tra l'ego e il sé nel cuore ovviamente incomincia a essere il sé che mi guida, dove è l'amore che mi guida e il timore è sempre il risentimento. Cioè la difficoltà ad aprire totalmente il mio cuore è nel passato. Ma se apro, poi cosa succede? Sto male, soffro, devo lasciare la rabbia e il risentimento nei confronti di chi mi ha fatto male, devo lasciare tutti i pretesti se io posso aprire il cuore e amare. Nella migliore delle ipotesi noi siamo tra il terzo e il quarto, o quantomeno la sfida ordinaria della nostra vita è molto spesso tra il terzo e il quarto. A volte finiamo giù nel secondo, a volte abbiamo degli sprazzi dei livelli superiori. Quindi quanto più eros, cioè energia vitale, connessione con la natura, quanto più percepisci, o gli elementi, le forze archetipiche, percepiamo l'azione degli elementi in noi, la connessione con il sé, quanto più siamo aperti al flusso dell'eros che sale. E quindi possiamo superare i dualismi. Perché non lo superi con la sola volontà, non lo superi con il ragionamento, non lo superi con la mente duale, lo superi avendo l'energia sufficiente, non solo l'energia sufficiente, ma la consapevolezza necessaria. Perché diciamo è importante avere delle mappe dei nomi, cioè fare la fotografia del territorio? Tu magari hai tanto ero, hai tanta energia, ma non sai dove sei e non sai dove metterla. Pensiamo alla cerimonia dell'intento, dove sono, cosa sto facendo, cosa sento, dove voglio andare. Questo è indirizzare l'eros. Per cui è importante ricordare energia, materia, coscienza. Quando parliamo di eros, parliamo di energia, materia, coscienza. Sufficiente energia e sufficiente quindi azione nel corpo e sufficiente espansione sotto di coscienza perché il passaggio avvenga. Se manca uno di questi non avviene. Se hai l'energia ma non la agisci, non avviene. Se hai l'energia e la agisci ma non hai la consapevolezza di quello che sta succedendo, di dove puoi andare, cioè l'intento, anche non funziona. È insieme, per questo che io posso sentire. Il mio eros è fissato a il potere. Gran parte dell'amore che viviamo o vive la gente comune è, in realtà, è potere, non è amore. La seduzione, l'attaccamento, il bisogno, il compiacere l'altro,
il cercare di conquistarlo è tutto potere, non è amore, anche se è, come dire, coperto dall'amore per te, perché l'amore è vero è il libro dal Phobos. Ogni dualismo è un aspetto del Phobos. Con più siamo giù, con più il Phobos sta agendo fortemente, sta limitando fortemente. Con più vai su, con più ti liberi dal Phobos e l'Eros può agire. Lo stiamo declinando. Mettiamo che riusciamo a farci guidare relativamente dall'amore, essere liberi relativamente dal risentimento del passato. Quindi l'amore emana, e quindi se io ci ho chiuso la gola perché riesco a sentire amore, sono riuscito a vivere delle dimensioni d'amore, incontro delle persone, situazioni che mi fanno sentire l'amore autentico, ma se io ho la tendenza al controllo, che è fissata nel passato ma è rimasta qui, non mi accorgo che c'è la bambina, anche se io sto riuscendo ad amare, non mi accorgo che c'è ancora la bambina incazzata, oppure la tendenza al controllo semplicemente. Cosa può succedere nella vita? Può sempre succedere qualche cosa che allora controllo. Blocco la creatività, non solo la creatività, quella artistica più, ma la creatività di affrontare qualsiasi situazione. La capacità di avere tante metafore, di avere atti poetici, di vedere la vita nella sua ricchezza e non solo nella sua linearità. Quinto chakra, gola, libertà, lascio, tengo. Questo lascio, tengo, io gli ho ridotto in una parola sola, ma c'è dentro un mondo in questo lascio, tengo. Cosa vuol dire lascio, tengo? Nel momento in cui io lascio, creatività, lasciare agire il sé e non tenere il controllo, è la base del superamento del quinto dualismo e quindi della posizione rigida. La posizione rigida è la posizione nella quale c'è una quota di eros abbastanza elevata. La posizione rigida in genere ha successo nella vita. Sono i manager, sono le persone che riescono, sono le persone che hanno successo, hanno denaro, eccetera, facilmente. L'orale in genere è un po' l'alternativo, in genere l'orale è un po' di sinistra e il rigido più di destra. L'orale classico più facilmente va in quella direzione, perché non riesce nella vita, è più dipendente da, o da dipendenze proprio di sostanza, o da dipendenze di situazioni. Il rigido invece è quello che affronta, ha già superato il problema del potere. L'amore non è che l'abbia superato, ma lo controlla in un'ottica di ho vinto. Se riesce nella vita si sente superiore, può amare. Un amore sempre surrogato, però dà amore quando si sente riconosciuto come il più forte, il migliore. E poi si apre il cammino. Ogni volta che noi riusciamo a lasciare andare un po' il controllo, arriviamo qua. Queste sono le dimensioni superiori, sono le dimensioni transpersonali da tutti i punti di vista. È lo sguardo della seconda attenzione, lo sguardo dell'intuizione, è l'osservazione consapevole, la contemplazione. Il rischio, la diade in questo caso, è appunto riuscire a stare nell'osservazione senza cadere nel giudizio. Giudizio anche sottile, di merito, di valutazione, superiorità, inferiorità. E comunque, insomma, tutto ciò che inquina l'azione, l'osservazione pura, la consapevolezza pura. Ovviamente qui stiamo parlando di livelli molto elevati che magari raggiungiamo in certi momenti specifici. E poi tendenzialmente li torniamo più giù. Se tu dici, guarda, se non fai così non arriverai lì, stai determinando un processo in base al tuo conosciuto. Questo è importante, per questo vi dico che questo qui è teoria, ma in un'ottica di contemplazione, non di conoscenza lineare. Io so, dalla mia esperienza, dai racconti, eccetera, che se uno ha la tendenza orale, il passo successivo sarà acquisire il suo potere personale. Ma lo sto a vedere. Non determino io in base a quello che io so. Questo ti serve per riconoscere, le mappe ti servono per riconoscere dove sei o dove l'altro o cosa sta succedendo. Tu vivi il tuo, ti fai guidare dall'amore, dal sé, vivi il tuo trance, sia con te stesso che con l'altro, stai nel flusso delle cose, eccetera. Questo ti serve per riconoscere dove sei o riconoscere dove l'altro, riconoscere cosa sta succedendo e sentire o presentire lo step successivo per essere in grado di riconoscerlo quando si manifesta o di favorire che si manifesti. Se una persona viene a te e è visibilmente in una posizione orale, tu farai un check sul suo grado di potere personale e vedrai con grande probabilità che non è in grado di acquisire potere personale e trovarsi un posto nel mondo. Però chi lo sa che possa essere illuminato dall'Arcangelo Gabriele e il giorno dopo realizzarsi.
Perché, sì. Perché chiudere questa possibilità? Può essere che succedano delle cose nella vita. Incontri il principe azzurro o l'amore della tua vita, fai subito un salto. Succedono delle cose nel mondo esterno, che è ovvio che probabilmente sono sempre collegate a quello che tu stai facendo, però che ti fanno fare dei salti improvvisi. È possibile che avvengano dei salti improvvisi. È possibile anche che questo salto non sia stabile e viene richiamato giù, se è una cronicizzazione o una posizione. Il famoso bypass spirituale non ha tanto importanza dare valore. Le peak experience o le esperienze, la situazione è molto delicata. Se tu sei in una posizione orale, perché l'orale è molto aperto, è molto sensibile, è molto ricettivo e quindi puoi vivere delle esperienze straordinarie, soprattutto in una cerimonia o quando invece e anche avere delle intuizioni, più facilmente hai delle intuizioni elevate o delle comprensioni, ma poi la cerimonia finisce, la medicina se ne va e tu ricadi giù. Ricadi giù con quella separazione, hai visto quel mondo là ma sei in questo mondo qua. E allora che cosa fai? Ritorni in quel mondo là, diventi dipendente dalla cerimonia, per esempio. Quello che stai facendo qui è esattamente il fatto che poi tu o persone come te dovranno essere in grado di invitare la persona, cioè la persona che il gap tra qui e qui va fatto gradualmente, costruito assieme a qualcuno, spesso. Quindi la tua funzione sarà quella poi, ok, tu hai visto com'è la storia, hai visto quali sono le potenzialità che puoi raggiungere. Adesso lo devi fare passo passo, destrutturando la tua personalità cronicizzata, liberando e fare i passi. Quindi both end, sia andare su per vedere, perché se non vedi non sai dove puoi andare, non sai quanto illusorio sia quello che stai vivendo. Quindi contestualizza la tua depressione, la tua tristezza, il fatto che vedi una ricchezza molto più ampia, un valore, una verità molto più grande. E questo è il valore che ha. Ma questo non vuol dire che tu sei già là. Vuol dire che tu devi pedalare e devi farlo tu, non te lo fa la medicina. Le esperienze transpersonali sono sia luminose che terrifiche. Cioè il su o l'espansione è vedere sia i mostri che le divinità. È vero che vediamo quello che siamo pronti a vedere, ma poi dobbiamo sapere come invece a che fare con tutto questo. Per esempio, avere le mappe di questo tipo, avere un metodo che ti accompagna è, a mio avviso, fondamentale. Possiamo dire che il grado di libertà aumenta in base a dove tu sei rispetto ai tuoi dualismi e in base a quanto il contesto favorisce la libertà o tende a limitarla, sia in modo palese che in modo manipolatorio sottile. Ci resta da nominare l'elevatezza del io sono io. Questo io sono io ci parla proprio delle vette più elevate, delle esperienze che possiamo attingere. Questo è il mondo non duale, è la posizione transpersonale, quindi di contemplazione, di non io ma la forza in me. Questo sta succedendo perché se voi pensate l'io in salita qua, in qualche modo si conquista degli step, no? Poi il sé comincia a offrire, a godere di questa autoespressione, eccetera, e la sfida diventa riconoscere che in realtà, sì, tu ti sei tutto questo mazzo, ma in realtà non sei tu, ma è la forza in te. Quindi questo sono io sono l'essere in realtà, quello che si manifesta è il sé, che è transpersonale. Non è il mio sé personale, non è il mio io personale. È l'essere che si manifesta, quindi io sono al servizio, non ci sono più, tra virgolette. Quindi tutti i momenti nei quali non riusciamo a vivere questa esperienza di è l'essere in me che si manifesta, viviamo questo livello, possiamo dire, autenticamente transpersonale o dei più elevati, che ovviamente molto spesso è una peak experience. Quanto più riusciamo ad esserci, quanto più siamo nella grazia. Quindi questo è il viaggio del Vien su. Contemporaneamente, ad ogni dualismo, così come c'è una posizione comportamentale, psicodinamica, c'è una corrispondenza con uno stadio di pensiero, li ho chiamati l'ordine della coscienza. Questi ordini qua sono, si dice, sia ontogenetici che filogenetici. L'ontogenesi è l'evoluzione dell'individuo nell'arco di una vita, o magari, chi lo sa, di più vite, però è il passaggio che noi facciamo in vita. L'evoluzione in vita. La filogenesi è l'evoluzione della specie, dell'umanità. Pensiamo al pensiero arcaico dei cacciatori e raccoglitori di 50.000 anni fa. Quel pensiero arcaico lì, che l'umanità nella
filogeneticamente percorso dal pensiero arcaico al pensiero magico superstizioso, al pensiero mitologico, al pensiero razionale, noi lo possiamo rivivere come individui nella nostra vita. I primi, potremmo dire, i primi 4 mesi di vita, prima che il bambino attraverso il seno riconosca di essere un individuo, possiamo dire che ha una bozza di funzionalità che possiamo chiamare arcaica, degli abbozzi di il pensiero magico e il pensiero del bambino, il bambino di 1 o 2 anni nel pensiero magico, così come l'umanità è nel pensiero magico, o è stata, o molto spesso nelle tradizioni tribali ancora lo è, mitologico. Quindi ognuno di quei dualismi lì è collegato a uno stadio di pensiero. Pensiamo a questo terzo, io fondato sul potere, e pensiamo al pensiero mitologico dei nazisti, ma anche al pensiero mitologico degli hooligan o dei tifosi di calcio, o al pensiero mitologico di Daesh o dei fondamentalisti. Questo per dire degli esempi grandi, ma anche America First o prima gli italiani è allo stesso modo pensiero mitologico. Questi sono esempi macroscopici, ma tutti noi siamo ancora molto... La Bibbia è pensiero mitologico, le grandi religioni sono pensiero mitologico. Si è della destra del padre, è tutto mito. Non a caso la scienza, che è pensiero razionale, dice l'illuminismo, tutta la nascita della scienza, dei lumi della ragione, hanno combattuto il mito, non come mito in sé, ma come pensiero mitologico, come stadio di pensiero. Fino al Medioevo lo stadio di pensiero era totalmente mitologico, la nascita della ragione. Ovviamente questo stiamo parlando in un'ottica filogenetica, perché ontogeneticamente, pensiamo ai Buddha, ai Cristo, ai Santi, cioè nell'umanità ci sono state i Veda e sono non duali, Buddha è non duale, Cristo eccetera, quindi ci sono tutti i grandi maestri. Quindi ci sono state persone individualmente che ontogeneticamente hanno fatto tutto il percorso, anche millenni fa, ma l'umanità è arrivata oggi al razionale, a livello di massa, nel suo livello più elevato. Nel suo livello più elevato è il pensiero critico che si diceva dell'Accademia, e infatti però gran parte del pensiero attuale è mitologico, i politici sono mitologici, siamo ancora... Il razionale è quando va bene. Il razionale in sé potrebbe essere diviso quantomeno in 3 sottosistemi. Il wishful thinking, cioè il pensiero del desiderio, il pensiero razionale classico e il pensiero critico. Il pensiero razionale è ancora molto vincolato dalle emozioni. Cioè il pensiero, il wishful thinking è io sono completamente identificato, ma penso in modo razionale. Cioè il mondo è quello che io sento, le mie emozioni, che sono ragionato, più i fatti, quindi proietto i fatti sulla mia... Per esempio, sono identificato con la mia paura di essere invaso, di conseguenza il mio pensiero non valuta la cortezza di una certa visione, perché è guidato da un'affinità emotiva che viene giustificata da un pensiero razionale, perché è giusto che altrimenti se siamo invasi poi dopo cosa succederà, e via, non c'è posto per, non c'è lavoro per noi, ci portano il virus. Questo è razionale, ma è razionale basso, è razionale wishful. E questi qui sono stadi di pensiero, no? Modalità con le quali pensiamo. La salita di Eros è anche una salita di stadi di pensiero, che ovviamente è molto più... È da costruire un'esperienza, uno stato, puoi prendere l'ascensore e andare a vedere dall'attico, puoi vedere dall'alto e avere delle esperienze, delle peak experience. Ma costruire il piano richiede molto più lavoro, e accorgiti che sei in un piano sottostante, che puoi andare e costruire un piano soprastante, è lavoro che solo tu puoi fare. Quindi costruire uno stadio di pensiero psichico, noi chiamiamo pensiero integrale, come il razionale ha dei sottosistemi, il pensiero integrale ha dei sottosistemi psichico causale non duale. Quindi potremmo dire, per semplificare, per passare da un pensiero razionale a un pensiero integrale, lo devi costruire. Costruire riconoscendo, no? Conoscendo tutte le modalità, tutte le possibilità, tutti gli agguati del razionale. Perché il pensiero integrale viene dal sé, è il pensiero del cuore, ma come abbiamo detto, un conto è farsi guidare dal cuore, un conto è pensare sempre secondo uno stadio di pensiero guidato dal cuore. È una cosa da costruire, da riconoscere. Questi sono gli stadi di pensiero o ordine della coscienza, che avvengono quando, guardiamo qui a sinistra,
La via in giù qual è? Discende la forza, l'abbiamo chiamato esistenza, piacere, potere, amore, creatività, consapevolezza, essenza. Gli ordini dell'amore, agape che discende, in base a quanto io apro, immaginatevi sette contenitori, più o meno vuoti. Immaginatevi l'acqua dell'agape che discende, in questi sette vasi comunicanti. L'acqua andrà a fermarsi dove è più vuoto, dove c'è più bisogno. Quindi l'agape, con l'ordine dell'amore dell'esistenza, colma la mia capacità di esistere. Porta tutte quelle qualità necessarie. Io vivo. Se è vero che il sé è una dinamica tra Eros e Agape, il sé amore, vita, è un effluvio di energia, amore, eccetera, quindi è costantemente in flusso, se io sono chiuso non sale, se io faccio spazio entra. Quindi se io non faccio spazio perché sono preso con... No, devo farcela io a vivere e non mi accorgo che qui sta bussando alla porta la forza dell'esistenza, con il mio io... Cerco di cavarmela perché ho gli occhi chiusi, focalizzato lì e non vedo che sono avvolto dalla forza dell'esistenza. Se io lo vedo, Agape può entrare. Perché è importante avere una nomenclatura, una cartografia? Agape è lì che sta bussando. Tu magari anche senti, che ne so, senti pace, senti benessere, ma se non ti accorgi che per esempio sta dandoti l'ordine dell'amore e del potere personale che è lì e tu non sei in grado di riconoscerlo e di prenderlo, vivi un'esperienza piacevole ma non gli dai una connotazione, non riesci a utilizzare quell'energia per quella parte dell'esistenza, per quello che ti serve. È necessario espandere la coscienza e sapere e dargli il nomos, cioè i greci davano moltissima importanza al nomos, nominare e creare. Quando io so dire, ah ecco l'ordine nella mia esperienza di grazia che io posso vivere, o di forza, fatta di sensazioni, fatta di emozioni, se io dico, ah ecco il potere personale, ecco che cos'è l'amore incondizionato, ecco cosa vuol dire portare il mio potere, oppure ecco cosa vuol dire lasciare il risentimento. E quindi questo agape che discende può avere la connotazione di esistenza, di piacere, di potere, di amore, di creatività, di consapevolezza e di essenza. Questi sono archetipi nella sua purezza, quindi ti dà quel potere di affermare io esisto, io sento, io posso, io amo, io mi esprimo, io vedo, io sono. Il fatto di lavorare, di entrare in certe costellazioni, lavorare con le qualità di quella forza, favorisce che si realizzino gli ordini dell'amore per superare determinati dualismi attraverso il lavoro determinate forze. È come se questo fosse la dimensione intermedia, no? Per attivare gli ordini dell'amore, per discendere l'agape, io posso lavorare con le forze archetipiche. Perché diciamo, dove c'è il problema c'è la risorsa. Se tu lo sai riconoscere, sta agendo la risorsa. Guarda che è qui il potere personale. Dove lo vai a cercare? Mica lo vai a cercare in alto. È sempre qui. È sempre, perché li abbiamo chiamati ordini della coscienza, ordini dell'amore. È sempre alla superficie del contatto con il problema che c'è. Eros e Agape. Uno non è giù e l'altro non è su. Sono bene da giù e viene da su, ma sono sempre qui. Ti puoi focalizzare sulla tua paura o sui tuoi sentimenti. Sul palcoscenico viene la mia paura di morire, la mia paura di essere lasciato. E comincio a lavorare su quello espandendo la coscienza. E lì vedo la quota di Eros che c'è, la quota di Agape che c'è, la quota di Thanos che c'è. Perché ci ricordiamo che il sé è dinamico, interconnesso, onnipresente, fuori dallo spazio e fuori dal tempo, è sempre soggetto, quindi è tutto interconnesso. Poi il processo mentale di consapevolezza va a gradi, quindi ci accorgiamo di alcune cose per volta, ma è tutto lì, sempre, certamente. Per questo che quanto più riesco ad espandere la coscienza e quanto più io ho una cartografia, una nomenclatura, quanto più posso riconoscere più aspetti che stanno succedendo e quindi utilizzarli. Posso accorgermi che non solo devo combattere la mia paura con le mie forze, ma uno che c'è Eros qui, l'altro che c'è un aspetto di Thanos che non lascio discendere e che se lo faccio sta discendendo. E questo mi viene favorito dal fatto che io contatti, per esempio, la forza di Nana che mi dà fiducia o la forza di Ogun che mi dà coraggio, è tutto insieme. Io colgo degli aspetti, però quanto più ho la mappa, come se io vado in una biblioteca, ci sono tutti i libri lì, posso prendere quello che mi serve in quel momento. Se io ho un libro solo, posso leggere solo quello. Se cado nell'agguato, nei pretesti del confine, vedo ciò che mi limita. Se io vedo quello che mi indica, la forza mi porta oltre, perché la forza spinge lì. Ma se io non la vedo, la forza diventa malessere, diventa malattia, diventa disagio, diventa paura. Il blocco è nutrito proprio dalla forza che non va oltre.